La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 30 marzo, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali odierni. Iniziamo oggi con la Gazzetta del Mezzogiorno, subito la pagina regionale, apertura dedicata alla cronaca. Lecce, colpo grosso in gioielleria, bottino 200.000 euro. I malviventi hanno sfondato la vetrina del negozio. Il Salento, l'Europa conferma, xylella, il male degli ulivi, l'EFSA non colpisce agrumi, viti e lecci, l'autorità di sicurezza alimentare valida i dati del CNR. La Gazzetta di Lecce, corte d'appello giù le mani, avvocati e magistrati fanno quadrato per salvare la sede, ore decisive per il mantenimento del presidio leccese. Domani la commissione ministeriale concluderà i lavori che porteranno alla proposta di legge. Taglio centrale, la movida si illumina per l'addio a Marco, Lecce una fiaccolata degli amici al bar dove lavorava. Cronaca, svaligiata una gioielleria, bottino da 200.000 euro, assalto in pieno centro e torna l'allarme furti. Gasdotto dal ministero, ok a TAP, pure senza accordi sui suoli, concessa l'occupazione su tutte le particelle. Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia, la scienza cancella i dubbi e la xylella a far seccare gli ulivi, pubblicato dopo anni di attesa allo studio dell'EFSA, il batterio causa primaria della moria degli ulivi. Le reazioni, Martelli è la prova di ciò che da tempo la ricerca sostiene. Motta, valuteremo, ma il nostro lavoro non si fermerà. Schianto in moto, buon viaggio Marco, centinaia di fiaccole nella piazza della Movida, il dolore per la morte del giovane barman. Centro storico, soldi ai proprietari per rifare le facciate dei palazzi, comune un bando per 200.000 euro, finanziamento del 20% a fondo perduto. E poi il piano per il rilancio delle marine, per chi apre bottega a San Cataldo ci sarà uno sconto sull'IMU. Ladri lavoro si prega di non disturbare, rubati in centro gioielli per 250.000 euro, nessuno ha dato l'allarme, comando in azione in zona Piazza Mazzini. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, ladri al Camposanto, più sicurezza, niente telecamere, poca vigilanza, crescono i furti, il caso in commissione. Il piano centro storico, sgravi per ristrutturare i palazzi, il comune paga il 20%, il bando prevede finanziamenti a fondo perduto, sconti fiscali, opportunità per le zone nascoste. L'intervista parla l'assessore tributi e bilancio Attilio Monosi, sostegno e investimenti per far crescere la PIL della città in chiave turistica. L'altro fronte, negozio e botteghe sul mare, sconti sull'IMU per il 2016, manovra per San Cataldo, oggi vertice con le categorie. La città, il verde, l'Uriu a bello luogo, meglio del mare, ma fate più eventi, pienone per la Pasquetta del martedì, le richieste dei leccesi al comune. Sulla destra il caso di cronaca, strage di cani e gatti con il veleno, allarme in via Leuca, già decine di animali morti nelle piazzette, i cartelli non bastano, SOS alla polizia. Concludiamo infine con la pagina sportiva di Quotidiano, stop a Cosenza e Abruzzese, il Lecce ridisegna la difesa. Un turno di squalifica per i due difensori e mister Braglia è già a lavoro, oggi nuovi esperimenti. Termina qui anche per oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, tra poco con le breaking news di Lecce News 24. La rassegna stampa è stata offerta da...